Ok raga, lasciate like se siete arrivati fino a questo punto del video. Oggi vediamo il nuovo Vegeta, Super Vegeta Final Flash. Lo volevo provare con Bardock da quando l'ho visto e oggi lo proverò con Bardock. Gli ho messo Gogeta come terzo perché, insomma, vediamo un attimo. Volevo provarci Trunks, quello nuovo, però non gli fa da Zenkaibench, quindi un po' mi girava le palle. Ce lo proverò comunque facendo magari il resto in stile Vegeta Clan, sempre con Bardock leader. Ci avrei provato Kid Ku, quello blu, ma non l'ho trovato. Piccon non ce l'ho, quindi vabbè, ho messo Gogeta, vediamo come se la cava. Alla fine diventa un Saiyan. Gli equipaggiamenti li vedete, quindi quello di Bardock centrale su tutti e gli altri un po' alla Dio boia in base a quelli che avevo. Una Zenkaibench a Vegeta, purtroppo quella merdosa, cioè purtroppo non c'è una Zenkaibench migliore. E anche le altre fanno schifo perché anche Majin Vegeta, vabbè, che qui bufferebbe solo lui, però fa cacare come Z Ability. E anche, boh, non mi ricordo qual è, ce n'è un'altra. Ah, Vegeta Super Saiyan 4 fa comunque cacare come Z Ability, perlomeno dà solamente Blast, se non sbaglio, a Vegeta Clan. Goku Super Saiyan 3 è buono perché comunque dà Zenkaibench sia a Gogeta che a Bardock. Cheat Ku è sempre lì, cioè ogni tanto lo ritiriamo fuori e lo ficchiamo da qualche parte. Vabbè, dà doppio attacco a tutti, diciamo che bilancia la doppia difesa di Goku Super Saiyan 3 e Zenkaibench a Bardock, quindi vabbè, a conti fatti ci può stare. Niente, andiamo a provarlo, vediamolo. Chiaramente non mi ricorderò mai tutto il kit di Vegeta, farò le solite cappellate, però piano piano si guarda di impararlo. Via. Ok, doppio blu, diciamo partenza non buona, non buona. No. Va bene. Ok, quello un po' cappellata, eh. Coppettino ci stava, d'accordo. Partiamo. E partiamo, non credo che entri con uno degli altri due, con Bardock verde. Non laggare, non laggare, non ti piantare. Ok. Facciamo. Ok, finita così. Finita così. Questa non me l'aspettavo. Così nel muso a gratis, no davvero. Però, ora tocca a me, eh. Ma vaffanculo, va, la tiro raga, la tiro, a capo, qui si gioca così, così. Goku, mi sa che questa potresti accusarla, eh, potresti. Va bene, dignitoso, dai. Andiamo Vegeta, dai, stacci. Vegeta ripiglia chi? Sì, lo ripiglia. Io la tiro, raga. Io la tiro, voglio vedere roba. Ok, va bene, dai. Diciamo che ne abbiamo vista poca. Però preferivo levarmi subito uno dai coglioni. Subito a dritto. Vai. Ok, questa tiriamola. Entra Goku? No, si perde la prima vita, d'accordo. No, grazie. Ok. Entra Goku. Ok. Vediamo se ce la facciamo a levarcelo dai coglioni. No. Devo. No, non dovevo in realtà, non dovevo. Vabbè, giocata un po' di merda, eh. Questa va detta, raga, eh. Potevo tirarla verde, potevo farne tante, però ho tirato il Rising. Non mi riesce a tenermelo lì il Rising. Quando lo vedo a un certo punto lo devo tirare. Ok, però Bardock levato dai coglioni non è male, eh. Andiamo Goku, dai. Dammi un'altra carta, mamma mia. Va bene. Vabbè, si è arreso? Oddio, così la vedo dura, è meglio far così. Facciamo così, va, la chiudiamo. Ok,
100倍、 1万、 カメハメハ。 なかなか楽しめたぜ。Ok, siamo contro praticamente Vegeta Clan con Vegito Leader. Ok. Facciamo così un attimo. Vediamo. Ok. Minchia, per una volta che non faccio... Vabbè, dai. Via, leviamoglielo, dai. Ok. Cioè, questo fa esattamente quello che serve per rompermi le palle. Vabbè. Ah, Vegito ha finito, mi sa. Penso tu abbia finito. Trunks un po' meglio, ma insomma. Vabbè. Sì. Ok, siamo contro un... Non so perché ho tirato la blaster. Siamo contro un Universe Rep, va bene. Ok. Stavo aspettando 17 prima di far entrare Vegeta. E invece si lascia crepare la prima vita di Goku Revival. Va bene, va bene. Se lo togliamo già dalle palle sarebbe un bene, eh? Peccato. Va bene. Vabbè, tanto mi fa niente, dai, facciamo così nel dubbio. Quel Goku Revival, peccato non esserselo levato. Mamma mia, devo smettere di attaccare subito, raga. Devo smettere di attaccare subito. Va bene. Andiamo, la droppi? La droppi? La droppi? Questo non dropperà mai e io continuerò a rimanere. E io rimango. Cioè, ora che ha droppato, invece vabbè. Facciamo così, va. Ha preso? Non ci credo. Non ci credo, Dio merda. Ma perché mi rimane ingrippato di là, Dio cane? Ok. Questo mi azzecca tutti i drop, raga, tutti precisi. Ok, questo non me l'azzecchi, ma ho perso un personaggio ugualmente. Vabbè. Raga, se attacco subito non va bene, se aspetto non va bene. Kakarotto, questa no, dai. Ok, ce ne siamo tolti uno. Ok, vediamolo. C'è quel 17, mi preoccupa un attimino però, Ok. Ok. Ma quella main la posso recuperare in qualche modo? No. Non è da... Devo stare così senza main per tutta la vita. Ok. La tiro perché almeno uno si leva dai coglioni, va bene. E ho bloccato tutto, vabbò. Chiaramente, tutto bloccato.
Lui è lì che aspetta il punto esclamativo. Ha giocato tutta la partita con quel cazzo di punto esclamativo di merda. Aspettami, vaffanculo, dai, pezzo di merda. Ora mi raccomando, azzeccami il Rising. Pezzo di merda, dai, vaffanculo. Tutta la partita con quel cazzo di punti esclamativi ha giocato. Ma almeno li levassero. Ok, siamo contro Movie, parte Gohan, d'accordo. Diamogli subito questa, bella pulita così. Gohan, ci sei andato vicino a sto giro, eh. No, perché non mi prendi il Vanish, Dio santo? Vabbè, dai, facciamo subito così, subito così. Vai, tira le verdi, così anche te mi becchi il punto esclamativo. Dai, tira le verdi. Porco Dio, ma come mai si gioca tutti così ormai? Mi dai roba? Ok, togliamo dalle palle Piccon, arriva Gogeta. Intanto Rising bello pronto, ci sta, mi piace. No, 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 non faccio niente. Ma in realtà avevo fatto un pugnetto solo, vabbè, ok. Va bene. Andiamo e droppa la via, Dio santo. Gohan così. Facciamo così, va. Ok, ma non mi togli il gauge così. Però mi dai lo schermo. Ma vabbè, ok, non mi ha fatto niente. Non ci credo, raga. Cioè, porco Dio. Va bene. Dai, Gogeta. Mi droppi? No. Dai. Cioè, se facevo lo steppettino prima mi tirava al Rising. Dai, leviamocelo subito da coglioni. Dai, via. Ok. Nessuno attacca, raga, nessuno attacca. Stanno tutti a aspettare il Vanish. Dai, entro nel momento sbagliato. Va bene? E comunque incasso dignitoso, per essere visto quello. No, questo è meglio di no, va. Il nulla. Un altro PB, raga, aiuto, un altro PB, basta. Dai, levati dal cazzo anche te, porco Dio. Basta con quelle verdi per aspettare il momento, basta. Eh no! Vabbè, qui Vegeta non ha fatto niente, eh. Diciamo, l'ho giocato due personaggi. Ok, siamo contro gli androidi. Io vado su così. Oddio. Che tumorata. No, lo sapevo. Va bene, tanto i danni sono praticamente irrilevanti. Va bene. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta, eh. Entra Vegeta? Dai! Ma finché non si prende il Geo, poi c'è anche la carta bloccata, Dio santo. Mi dai roba? Sì. Ma questa non è bellissima, eh. Questa non è bellissima. Vabbè, aspettiamo, dai, aspettiamo il gauge. Arriva, è arrivato, d'accordo.
Nessuno attacca, raga. Porco Dio, che cancro è diventato sto gioco. Vabbè, danni non male, eh. Ok, vediamo contro questo. Questo è già diverso, la questione. Ok. Ok. Ok, non c'ho più niente da tirare. No, dai, un bel PV mi vuoi tirare, dai, un bel PV, tanto non si fa altro, ah, vai, si switcha e si va di Vanish all'infinito. E ora mi ci hai peccato, dai, ora mi ci hai peccato, va bene. Sì, accettabile, accettabile, non cambio. Ora attaccato subito, va buono. Facciamo così, va... No, raga. Oddio mio. Dio mio, salvatemi, salvatemi. Salvatemi. Dalle attese infinite, salvatemi. Facciamo così, va. In fondo si aspetta, vedrai che cazzo, a che serve ormai sto gioco? A niente, si sta lì, si aspetta. Ma che si fa? Questo è il match di oggi. Questi sono i match di oggi. Porco Dio. Vaffanculo, dai, anche te, 17, vaffanculo. Dai. Ok. Ma senza gauge fa poco, devo dire la verità. Io glielo tiro, vai, vediamo. A parte quel 17, questo qui viola tanca come un animale, ma insomma, senza gauge non è che fa tantissimo, eh. Minchia, un cazzo praticamente, va buono. Lui sta laggiù, laggiù in floating, non fa niente. Bravo. Ok. Ok, almeno uno ce lo siamo tolti dai coglioni. Lui sta lì in floating. Ora però non me l'aspettavo io. Ora è colpa mia, raga. Ora è colpa mia. Tiriamo un attimo dentro Vegeta. Ok. Ok. No, ora mi volevo. Vabbè, non ho fatto in tempo a switchare. Ok, dai Vegeta, ma. Ti manca ancora un po', dai, ce la fai, dai, ce la fai, dai, ce la fai, ok. Dai, leviamoci dai coglioni questo 17 qui. Ok. Raga, non dico niente, vabbè, lo perdiamo qui per forza. Ho bloccato qualsiasi cosa. Va bene. Dai, vaffanculo. Oh mio Dio. Raga, chiaramente non lo parerò mai, eh. Ok. Vaffanculo, pezzo di merda. Ok, penso ultimo match, raga. Fermoli un attimo. Ok. Penso ultimo match perché poi devo andare. Ok, andiamo con Vegeta, dai. Ok. Potevo pensarci andare di Blast. Va bene. Non dovrebbe avere già... Oddio, il drop. Oddio, il drop subito. Va bene.
Ok, almeno... almeno niente, perché ha già ricambiato, d'accordo. Proviamo? Ok, proviamo. Ce la faccio, sì, sì. Ok. Me la dai quella carta? A parte mi sei ingrispato, va bene, ma... ce la faccio a levarlo dai coglioni subito? Secondo voi ce la faccio? Vediamo. Ok, non male. Che è? Vediamo. Buono. Dio mio. Ti manca quello sputato. Oh mio Dio, il PV, il tumorino di questo gioco, il PV. Andiamo, sbloccami quei personaggi. Che fai? Vabbè. Allora raga, il personaggio a me non dispiace, sinceramente non mi pento di averci pullato, però oddio, devo dire che perlomeno in questo team non mi ha fatto neanche, non mi è sembrato neanche fare ste grandi faville, cioè c'è stato qualcosa che ha fatto di molto buono, a parte lo devo ancora capire un attimino, sono proprio i primi match che ho giocato, lo proverò sicuramente con Trunks, con qualche altro magari... Vegeta Clan oppure Cell Saga, ora l'ho ficcato proprio in un Saiyan così a caso, magari fatemi sapere in quale team lo avete provato e in quale team vi è sembrato performare meglio e poi vabbè ci riaggiorniamo nei prossimi video.